Un mondo di solidarietà, 15ª edizione Teatro Mediterraneo Napoli, e non poteva non essere con noi Mino Bagucci. Farei un video dove stanno tutte le nostre interviste, tutte le mie interviste con te, perché sono quelle dove io ci metto veramente il cuore, perché è prima l'amicizia e poi il lavoro. Oggi siamo qui con tanti amici e ci divertiremo tanto e porteremo sorrisi appunto veramente dove c'è tanto bisogno, quindi fortunatamente una bella causa, oggi è solidarietà. Sempre solidarietà, perché chiaramente bisogna donare un sorriso a molti bambini che purtroppo soffrono. Sì, voi chiamate sempre, noi ci saremo sempre, perché talvolta sai, presi un po' dagli impegni, allora uno magari non cerca quella situazione dove dici ti metti al servizio del prossimo, invece quando ci chiamano fermi tutto e corri. Siamo alla 15ª. 15ª. Ah, io ho fatto 14ª e 15ª. Sono la doppietta, l'anno scorso e quest'anno. Esatto. Ed è sempre bello partecipare, soprattutto per aiutare bambini che soffrono e hanno bisogno di aiuto. Questo è l'unico scopo, altrimenti non avrebbe senso essere qui. Lo si fa sicuramente per i bambini e per migliorare, appunto, dare attrezzature nuove a questi bambini per aiutarli nel momento del bisogno. Andrea, tu sei giovanissimo, quindi ti fa molto onore prendere parte di questa kermesse qui a Napoli stasera. Grazie, sono veramente onorato di essere qui stasera, è una causa meravigliosa e è veramente per me importante esserci, sono molto grato all'organizzazione per avermi fatto venire qui e non vedo l'ora che inizi. È vero, perché poi chiaramente quando si è giovanissimi c'è sempre una nuova esperienza, poi chiaramente dare un piccolo aiuto a bambini che soffrono è una cosa che ti fa veramente, è una cosa nobile, che parte dal cuore partecipare a manifestazioni di solidarietà come questa che è giunta alla 15ª edizione. Assolutamente, assolutamente, infatti questo parlavo un po' di tempo fa con anche amici che siamo, io sono veramente molto giovane, così giovane che non sapevo che questo evento così importante c'è anche da tanti anni, quindi bisogna dare ancora più voce a queste iniziative, a queste cose. Diamo un sorriso, è un piccolo aiuto, però con tanti piccoli aiuti si risolvono dei problemi. Sorriso lo dono io perché lui non fa ridere, però vabbè, ci ammacchiamo. La parte seriosa è la presenza del duo. No? Esatto, basta la presenza, come dicevi tu, basta un piccolo granello di sabbia per creare. Hai visto? Ma sono triste, appena parlo sono triste. Io mi porto perché è una macchina, te lo giuro, se no mi butto. La poesia fa parte della vita. Vedi? L'eleganza anche come parla. Sono emozionato. Senti, poi è sempre bello perché comunque voi che siete artisti e che state qui gratuitamente, questo è importante, quindi ha valore ancora di più. No, vabbè, comunque si scherza tanto, però la beneficenza va fatta, soprattutto quando è importante così. E poi dai, se ci stiamo ancora in mezzo vuol dire che poi un po' piacciamo pure, dai, un pochino. Ma come, siete fortissimi. Vabbè, lo devono dire gli altri, non è che ce lo possiamo dire da soli. Roberto Colella, Weekend Dance, complimenti, perché far parte di questa manifestazione dove bisogna essere solidari, donare, soprattutto poi aiutare i bambini, è qualcosa veramente di bello, no? Credo che sia alla base di una società che funziona. Cioè, io penso che la solidarietà sia fondamentale e ne faccio, non lo dico perché va detto, ma ne faccio uno stile di vita. Domani siamo al Palapartenope per un evento solidale per chiedere la pace, nient'altro, e anche per aiutare i bambini. Noi sosteniamo delle ONG, quindi credo che sia fondamentale provare a dare una mano, pur avendo poco, è già qualcosa ed è, può fare tantissimo. Una goccia in un oceano può essere una pioggia di positività per qualcuno che non ce l'ha. Parliamo di solidarietà, naturalmente i complimenti a Diego Di Flora, che è la direzione artistica da 15 anni, la madrina Maria Grazia Cucinotto, per dare una speranza, per aiutare i bambini, questo è importante. Noi siamo veramente tanto fortunati e dovremmo ricordarci ogni giorno di chi non lo è, di chi in questo momento magari occupa un letto di ospedale, di una mamma che è vicino a un figlio o di un papà che è vicino a un figlio. Dovremmo ricordarcene in tutti quei momenti in cui badiamo a tutte quelle cose che fondamentalmente non ci servono e ricordarci di queste realtà per provare a essere un pizzichino migliori.
Vincenzo Comunale. L'applauso arriva da studio in questo momento, non si sente, ma è lì. Grazie dall'applauso. Sei un ragazzo straordinario, hai questo faccino pulito per bene, elegante. Ma non è merito mio. Però sei molto sarcastico quando fai delle cose, quello ci vuole. Mi ha sgamato. Ci provo a mandare dei messaggi, dire delle cose. Se abbiamo un microfono, un palco a disposizione. Li mandi bene, messaggi bene, mi fa piacere che arrivano come su WhatsApp. Questa sera sei in una veste ironica perché c'è un appuntamento importante giunto alla sua 15ª edizione, che è un mondo di solidarietà qui al Teatro Mediterraneo Mostra d'Oltremare, perché bisogna dare un aiuto ai bambini e tu ci sei questa sera, quindi questa è una cosa nobile e ti fa molto onore. No, ma grazie, io sono felicissimo di essere qua perché penso che, appunto, come dicevamo prima, chi fa questo lavoro ha una responsabilità. Noi abbiamo un microfono, abbiamo un palcoscenico, delle persone, e se riusciamo a costruire qualcosa nel nostro piccolo e c'è la possibilità di dare una mano a chi, io faccio il comico, di mestiere cerco di far ridere le persone, c'è chi magari regala dei sorrisi facendo altro, con azioni concrete, con la ricerca, insomma, con tante cose belle che si fanno, e si può sostenere questa causa, assolutamente ci mettiamo la faccia, ma molto volentieri. I neri per caso, questo è un tocco cromatico, sono diventati azzurri. L'azzurro è sempre nel cuore. Sempre. Come sta? Tutto bene, tutto alla grande. Benissimo. Allora, questa sera un appuntamento importante a Napoli, Teatro Mediterraneo. Solidarietà. Sempre bisogna in qualche modo dare un piccolo contributo, anche solo di presenza, fare una canzone per allietare e far sì che la gente cacci i soldi. Donate. Una cosa brutta, ma donate. Va bene, no, hai detto benissimo. Donate assolutamente, siamo apposta per invogliare tutti a donare. Dobbiamo invogliare tutti. Certo, il nostro contributo è un dovere, ma in questo caso è anche un piacere. Donate. Un piacere, un dovere, insomma, mi sembra giusto. No, ma non potevamo non essere qui per una causa così importante, quindi donate tutti. La causa è quella di comprare un elettromiografo. È preparato. L'elettromiografo. Cosa fa l'elettromiografo? È uno strumento, chiaramente, che va a valutare cosa? Valutare la muscolare e i nervi. Esatto. Elettromiografo, bravo. Con i proventi della serata sarà acquistato questo apparecchio e chiaramente al Sandobono Pausilipon. Poteva non essere qui stasera l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese? Sì, assolutamente, è un appuntamento importante, soprattutto perché abbiamo voluto come amministrazione sostenere questo evento. È un evento ormai giunto alla 15ª edizione. Serio, che sostiene la Fondazione Sandobono, che è un'eccellenza del Sud Italia, e quindi assolutamente noi come amministrazione, io sono qui a rappresentare anche il sindaco ma tutta la giunta, perché ci tenevamo a sostenere e a mettere a disposizione i locali del Teatro Mediterraneo proprio per questa serata. Io che sono papà di una bambina con una disabilità, questo è un macchinario necessario che migliora la vita, la qualità della vita dei bambini disabili, e quindi per questo bisogna sostenere questa serata. Quando si parla di solidarietà bisogna sempre essere presenti, dire io c'ero, ma soprattutto donare a persone meno fortunate di noi. Sì, infatti ho accettato con grande entusiasmo, anche perché questo invito mi era stato già fatto qualche anno fa, ma purtroppo poi per gli eventi che tutti noi conosciamo come il Covid non si è potuta fare quella serata, e quindi mi è stato rinnovato l'invito e ho accettato con grande entusiasmo, perché è una cosa meravigliosa quello che organizza Diego e non potevo mancare. Lei invece è immancabile da quando? Da sempre. Diciamo che io sono un po' parte della scenografia di un mondo di solidarietà. Lei è la scenografia di un mondo di solidarietà. Che scenografia? Ma non mi far dire altre cose. Dillo in napoletano. Che scenografia? Parla un po' in napoletano. Allora è una lingua la nostra, devi imparare anche il napoletano. Io so dire Tazzuliella. Perché prima dicevo Tazzuriella con la R. Ma tu devi dire. E quanto si buona. Hai visto? Io da Gianluca accetto tu. È come se me l'avessi detto un fratello che non. Quindi va benissimo, io ce l'ho chiesto. Dico, tu hai 15 anni in effetti qua, queste sono delle cose belle, no? Ma questo è l'appuntamento della vita, nel senso che io non potrei mai mancare ad un mondo di solidarietà, perché veramente Diego Di Flora con un mondo di solidarietà, con grazie anche a Maria Grazia Cucinotta, veramente facciamo delle cose importanti, ci divertiamo, facciamo uno spettacolo di altissima qualità, ma soprattutto aiutiamo i bambini meno fortunati. 15ª edizione di una
di una delle cose più belle che si fa in Campania, secondo me, perché c'è un risultato. Si fanno tante di cose belle. Ma questa è una delle più belle. Questa è bella perché si pensa ai più piccoli, si pensa ai bambini, e quando entri nel mondo dei bambini entri in un mondo magico dove non dovrebbe esistere né dolore né malattia, ma purtroppo ci sono, e quindi bisogna che ognuno di noi si trasformi in un piccolo supereroe e aiuti questi guerrieri a uscire fuori per sempre dalla malattia, dalla sofferenza. È vero, tutte le cose bellissime, ragazzi, dico complimenti a te. 15 anni, un mondo di solidarietà, ormai è un appuntamento fisso, perché bisogna fare beneficenza, bisogna essere solidali, soprattutto per i bambini. Assolutamente, ma è un appuntamento dei napoletani, perché come vedi il teatro è pieno e quindi siamo molto contenti, perché anche quest'anno riusciamo a raggiungere un obiettivo importante, quello di acquistare un macchinario per l'ospedale Santobono. Senza partner non potremmo fare tutto questo, ma soprattutto senza gli ospiti che arrivano qui a Napoli e si esibiscono gratuitamente, nessuno prende cachet, quindi questa è una cosa molto importante che io voglio ricordare. Una grande festa con la super visione della direzione artistica di Diego Di Flora e la madrina Maria Grazia Cucinotta. Ancora complimenti. Grazie. Ci vediamo alla prossima edizione, la 16ª. No, ma assolutamente. Noi vogliamo arrivare alla 100ª edizione. Anche alla 200ª, l'importante sì. È donate. Assolutamente, perché comunque anche una piccola donazione può aiutare a salvare una vita. Quindi grazie veramente di cuore.